andremo a vedere la collezione privata di Maserati dei signori Panini. E questa mattina ci siamo risvegliati a Modena con quest'aria salubre di prima mattina, perché siamo in un'azienda agricola, ma non un'azienda agricola qualunque. I signori Panini, cioè coloro che hanno fatto la collezione delle figurine, le classiche figurine Panini, no? Oh, io non vorrei dire, ma c'è una vacca del PD, eh? E quando dite che fate un lavoro di merda, ricordatevi sempre di questo povero ragazzo qua, che è vestito da shitman e deve andare a controllare magari la temperatura basale della vacca per vedere se è nel momento proficuo per la gestazione. Pensate un po'. Ecco, però in questa azienda non veniamo a vedere solo le vacche, ma anche una collezione di macchine agricole antiche, ma non è una collezione di un paio di pezzi. Come potete vedere, qua io faccio scorrere la fila di macchine agricole 1950, 1932, 1923, quindi andiamo sempre più indietro nel tempo. E qui direi che, a proposito di vecchie storiche macchine agricole, questa qua le batte tutte. Una macchina agricola inglese, un ruota totalmente in metallo, chissà quanto peserà questo bestione qui. Come si può notare, il sistema di alimentazione di questa macchina agricola è addirittura a vapore, quindi è veramente antica. Andiamo a visitare dove si produce direttamente il parmigiano reggiano, quel formaggio gustosissimo, buonissimo, che ci invidiano in tutto il mondo. E queste sono le vasche dove viene prodotto il parmigiano. Quindi quando vi dico che il mio lavoro mi porta a vedere delle cose straordinarie, intendo proprio questo, ragazzi. Ma tutto quello che vedete qui intorno serve poi alla fine, come avete visto, per produrre un ottimo e spettacolare parmigiano reggiano che il mondo ci invidia. Eccolo qua. Trovo a visitare una collezione stupenda, una collezione privata della famiglia Panini, di auto Maserati e non solo, perché comunque è pieno di moto. Guardate qua, c'è la storia dell'Emilia Romagna e la storia della Maserati, tutte all'interno della stessa area, nonché oltre al piano terra c'è anche il piano superiore con un'esposizione di mezzi particolari che non si trovano, difficili da trovare. Questo direi che è il paradiso dei collezionisti. Ci sono moto di tutti i tipi, di tutte le epoche, anche introvabili, anche delle moto difficili da reperire in giro, anche dei modelli sperimentali, delle cose che sono state fatte proprio a numero limitato, se non uniche. E girando ho anche trovato la vera Scambler Ducati, quindi l'originale, quella da cui si è preso spunto per il nuovo modello di Scambler. E la Ducati non è stato solo moto sportive, e questo ne è la prova. A questo punto direi che la location è quella giusta, credo insomma di non essermi sbagliato. Adesso rimane solo da capire dove sono andate, se in galleria
o se sono qui in piazza. D'altronde la piazza brulica di gente, di turisti, si vede un po'. Mi trovo in provincia di Rovigo e abbiamo trovato una delle pochissime, se non forse l'unica rimasta, azienda che produce il mattone rosso, il mattone d'argilla fatto a mano, quindi con le antiche fornaci. Andiamo a vedere come nasce il mattone rosso bolognese e non solo, perché in realtà esistono anche altre varianti di questo mattone. Addentriamoci dentro questa antichissima fabbrica. Per noi adesso è artigianato, ma all'epoca questa era una delle prime fabbriche. Quella che noi vediamo qua, questo muro, in realtà è la fornace dove vengono cotti i mattoni proprio con il fuoco, e quindi ad una temperatura di circa 1000 gradi. Questo che vedete, che si vede già dal colore che è bruciato, è il coperchio della fornace, lunga circa 30 metri, e qui dentro vengono stivati tutti i mattoni ancora crudi, quindi ancora di colore grigio come avete visto in qualche immagine. Vengono cotti a 1000 gradi per diverse ore fino a che non raggiungono quel colore che può essere rosso, nel caso del classico mattone rosso bolognese, ma può essere anche giallo perché c'è anche la variante gialla. Questo per esempio è il forno con il coperchio chiuso che sta lavorando. Questo è diventato un prodotto ricercato, un prodotto per pochi che viene utilizzato sia in termini di restauro, quando si vuole restaurare qualcosa di antico, no? Proviamo a pensare le vecchie torri di Bologna o tante opere realizzate in cotto, quindi inizia a essere più considerato un prodotto di nicchia e non un prodotto povero, come succede spesso in questi casi. E proseguiamo il nostro cammino per realizzare delle riprese. Mi trovo in questo luogo particolare che è il Museo dell'Industria di Bologna. Quindi qua sono raccolte un po' tutte quelle che sono state le macchine, le invenzioni che hanno rivoluzionato l'industria dei secoli scorsi, bolognese ma anche italiana, oserei dire. Ma noi siamo qui non nello specifico per parlare di questo, ma per parlare di questo tunnel che, se ci fate caso, è una fornace, una ex fornace di mattoni. Quindi questa era una delle fabbriche probabilmente più grandi in assoluto del territorio. Abbiamo anche una ricostruzione di quello che era l'antica fornace e delle attività che si svolgevano dentro. Andiamole a vedere, perché sono in questo plastico è rappresentato questa struttura anticamente. E la giornata si dovrebbe concludere, anche se è una parola grossa dire concludere con loro che improvvisano, dal piazzale di San Michele in Bosco. Siamo venuti qua perché questa giornata dovrebbe chiudere con la visione di un bel panorama su Bologna, e direi che qua la visione merita. Intanto lui è lì che mette la GoPro per fare il time lapse, e questa è la vista. Come vedete, la vista merita. E ci risvegliamo nuovamente a Bologna perché si continuano le riprese. Le ho lasciate in piazza Galvani perché dovevano fare delle riprese all'archiginnasio. In questo momento invece mi trovo in via D'Azeglio, quindi la centralissima e bellissima via D'Azeglio dove risiedeva il grandissimo Lucio Dalla.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. Ma quando fa me. Ah, che relax! Dai, credo di meritarmi una bella passeggiatina in Piazza Maggiore. Dormo sulle solo per la pazienza, almeno per quello, ragazzi. Innamorate in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Avrei bisogno di sognare anch'io. Avrei bisogno di carezze anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho. E la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore, amore do. Quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è. Rubo l'amore in piazza grande, tra i gatti che non han padroni come me. Oggi ci siamo trasferiti da Bologna, siamo usciti dall'autostrada a Fidenza, siamo nei pressi delle campagne di Zibello, perché qua si produce il culatello che il mondo ci invidia. Ci troviamo in questo luogo che si chiama Antica Corte Pallavicina, dove producono lo zibello con il metodo antico, siccome è anche un ristorante, quindi una location molto bella, come potete vedere in questo momento dalle immagini. Loro hanno anche già all'ingresso le coltivazioni di patate, cipolle, zucchine, peperoni, l'insalata, il finocchio, quindi trovate già delle cose che più che a chilometro zero sono proprio a metro zero. La location è una location antica, loro dicono che era una dogana che è stata restaurata per l'appunto in questo ristorante di pregio. C'è una parte più locanda e una parte che è ristorante Novel Cuisine, ristorante un po' più ricercato, più innovativo. Andiamo a vedere cosa ci nasconde questo posto. Anche questa avventura finisce qui, chissà dove mi porterà il mio prossimo lavoro. Iscrivetevi alla pagina, mettete like se vi è piaciuto il video. Ci vediamo presto, ciao ragazzi, a spasso con i videomakers!